pubblici non specificate dove vanno realmente a finire tutti gli immigrati, perché su 150.000 immigrati circa o 180.000 che sono arrivati nel 2014, lei ne conta oggi 15.000 rimpatri, ma gli altri dove sono? Sul nostro territorio o sono scappati, come qualcuno ha già detto e tanti prefetti hanno ribadito, che non riuscite a mantenerli nelle strutture? Perciò dovrebbe rendersi conto della situazione, dimettersi lei stesso e di far dimettere il sottosegretario Castiglione. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.532 dei deputati Rampelli ed altri concernente iniziative volte a garantire il rispetto da parte delle amministrazioni locali delle vigenti normative in materia di appalti relativi al sistema di gestione dell'accoglienza e dell'assistenza ai migranti. L'onorevole Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Colleghi della Lega, vi pregherei di abbassare il tono della voce. Prego, onorevole Rampelli. Ministro Alfano, oltre un anno fa gli ispettori della Ragioneria dello Stato evidenziavano come gli affidamenti e le proroghe senza gara pubblica alle cooperative ora incriminate per mafia capitale fossero avvenuti in violazione della legge. In 18 mesi il sindaco di Roma, Ignazio Marino, notizie provenienti da un accesso agli atti, quindi notizie ufficiali, effettuato da Fratelli d'Italia, ha fatto solo per l'1% gare pubbliche su 221 milioni di euro di spesa sociale. Vorremmo sapere in che modo lei e il Presidente del Consiglio Renzi intendiate agire per impedire che il sindaco Marino faccia altri regali ad altre cooperative, rosse o bianche, non importa, come accaduto fin qui. Grazie. La facoltà di il ministro dell'Interno, Gianni Alfano, ha facoltà di rispondere. Grazie. L'onorevole Rampelli sollecita iniziative per contrastare più efficacemente la violazione delle normative sui contratti pubblici. E al riguardo, come ha ricordato, dopo i provvedimenti restrittivi disposti il 28 novembre 2014 nell'ambito dell'inchiesta nota come Mafia Capitale, le ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di ricostruire altri episodi di corruzione turbativa d'asta verificatisi nella gestione delle procedure di gara dell'amministrazione capitolina e della Regione Lazio. Sulla scorta degli elementi di prova acquisiti, lo scorso 29 maggio è stata emessa un'ulteriore ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 44 persone. Tali provvedimenti restrittivi riguardano, tra gli altri, 4 membri dell'Assemblea Capitolina e un consigliere regionale nei confronti dei quali la Prefettura di Roma ha già svolto i necessari adempimenti finalizzati alla loro sospensione. Peraltro, nella seduta di ieri, la citata Assemblea ha provveduto alla sospensione e alla contestuale sostituzione dei 4 consiglieri coinvolti. In seguito alla prima delle 2 ordinanze cautelari, la Prefettura ha disposto l'invio della commissione di accesso finalizzata a verificare, ai sensi del testo unico degli enti locali, l'esistenza di condizionamenti mafiosi nel Comune di Roma. La commissione, il cui mandato è stato prorogato di altri 3 mesi, rassegnerà le proprie conclusioni il prossimo 16 giugno. Informo inoltre che, in base alle prime risultanze dell'attività di indagine, il prefetto, su proposta del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha disposto le apposite misure di commissariamento previste dall'articolo 32 del Decreto Legge 90 del 2014 nei confronti di 2 dittatori.